Siamo un'associazione che si occupa di promuovere il dono volontario, anonimo e gratuito del sangue. Una sfida di sensibilizzazione complessa. È difficile riuscire ad arrivare soprattutto ai più giovani e ottenere la loro attenzione. Per questo ci siamo rivolti a Digital Mosaic. Insieme abbiamo sviluppato un progetto di realtà virtuale che ha l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni e far loro capire l'importanza del dono. Il lavoro fatto con l'associazione FIDAS è stato complesso, ma molto stimolante. Non è semplice parlare di temi così importanti e delicati senza banalizzarli o esasperarli, soprattutto quando si usa un linguaggio nuovo come la virtual reality. Dovevamo fornire all'associazione uno strumento che fosse sì accattivante e coinvolgente, ma che potesse essere inserito in modo semplice nell'attività di sensibilizzazione quotidiana che svolge nelle scuole e negli eventi. Alla fine siamo riusciti a dar vita a un'esperienza capace di trasferire attraverso il gioco l'importanza della donazione e i suoi effetti. Indossando il visore, l'utente si trova a dover portare a termine una missione: salvare più pazienti possibili. Sotto la supervisione della mascotte FIDAS ha l'importante compito di inviare agli ospedali che ne hanno bisogno i bussolotti di sangue offerti dai donatori. Facendo uso di un lanciatore deve riuscire ad inviare i gruppi sanguigni richiesti con prontezza di riflessi, facendo fronte alla carenza di donatori e all'aumento delle richieste da parte degli ospedali. Al termine di una sfida contro il tempo, l'utente si trova di fronte ai pazienti che è riuscito ad aiutare e al gran numero di donatori che hanno contribuito alla missione. Il tutto mentre sullo sfondo l'emergenza continua e l'utente viene invitato a fare la sua parte nella realtà. Il concept dell'esperienza nasce dalla volontà di raccontare in maniera diversa il mondo della donazione. Invece di tentare di cavalcare un trend culturale o estetico, FIDAS ha come ispirazione principale i giochi Nintendo, apprezzabili a tutte le età. Volevamo creare un'esperienza immersiva che rendesse l'utente protagonista. Per cui abbiamo realizzato un videogioco che mette al servizio dello storytelling le classiche dinamiche di gioco, sparatutto e puzzle. La parte narrativa dell'esperienza serve a contestualizzare le dinamiche di gioco, che reinventano in chiave fantastica la complessa realtà della donazione. La grande sfida è stata condensare tutto in un'esperienza breve, leggera e stimolante, che funzionasse su un visore portatile, pur mantenendo degli standard qualitativi a cui il pubblico è abituato. Dal design degli ambienti, a quello dei personaggi, alle più piccole interazioni. Ci siamo incontrati con Digital Mosaic consapevoli della loro competenza e della loro conoscenza delle nuove tecnologie. Ne è uscito uno strumento di comunicazione estremamente efficace. Siamo certi che questo progetto semplificherà il nostro modo di fare sensibilizzazione, parlando lo stesso linguaggio dei futuri donatori.